Bentornati su Postura Corretta. Oggi vediamo un semplice test per capire se siete a rischio infortuni. Questo test è indicato per le persone sportive, ma è ottimo anche per chi ha una vita sedentaria. Si tratta di un test per capire se c'è un forte squilibrio tra le tensioni della catena posteriore di un emiliato rispetto all'altro. Se un emiliato ha più tensione rispetto all'altro, questo porta a uno squilibrio nel cammino, nella corsa e a lungo andare può provocare infortuni. Tra gli infortuni più comuni che possono capitare c'è la pubalgia, problemi alla zona degli ischi crurali con magari anche strappi, dolore alla schiena oppure per esempio fascite plantare. Per eseguire il test è necessario una sedia o uno sgabello. È importante trovare la stessa posizione sia da un lato che dall'altro. Perciò seguiamo bene le istruzioni. Prima cosa da fare è mettersi coi piedi a larghezza delle spalle, ok? E avere i piedi allineati. Poi si sale. Con il tallone dobbiamo essere allineati al nostro alluce. Una volta trovata questa posizione andiamo a unire le nostre mani e scendiamo con gli indici verso l'alluce. E andiamo a memorizzare questa posizione perché sarà la posizione di riferimento per confrontarci con il test che faremo dall'altra parte. L'angolo del ginocchio sarà intorno ai 90 gradi, ma dipende molto dall'altezza dello sgabello. Questo poco ci importa perché comunque sarà uguale sia da una parte che dall'altra. Mentre il tallone appunto resta appoggiato a filo del nostro sedio, del nostro sgabello. Quindi riproviamo dall'altra parte, andiamo con i nostri piedi vicino alla sedia. I piedi sono alla larghezza delle spalle, salgo, tallone qui sull'angolo, al confine, ok. Porto le mani intrecciate, indice, indice, scendo e vado a vedere dove arriva. Se sento la tensione e il mio indice si ferma molto prima rispetto all'altro, vuol dire che ho un problema perché c'è una differenza tra una catena e l'altra. C'è una differenza di tensione tra le due catene, insomma. Se scendiamo e c'è una differenza di 1-2 cm, non fa niente. Quello che deve allarmarci è se la differenza è molto vistosa. Possiamo variare questo test e inserire altri due punti di riferimento. Uno è mano sul ginocchio e scendiamo con la mano dalla stessa parte del piede, ok? E ovviamente rivediamo dall'altra parte e vediamo se c'è differenza. L'altra, mano opposta, la mano va sulla coscia e la mano opposta va verso il nostro alluce. E anche qui vediamo la differenza tra un lato e l'altro. Ripeto, se vedete che la differenza è minima, non allarmatevi perché il nostro corpo è sempre in ricerca di un equilibrio, ma ha una leggera simmetria. Questo è dovuto, per esempio, alla forma del nostro diaframma, al fatto che abbiamo degli organi asimmetrici come per esempio il fegato e il cuore e a molte altre cause fisiologiche. Solo quando la differenza è vistosa vale la pena comunque intervenire. E cosa potete fare? Potete fare degli esercizi di mobilizzazione articolare. Alcune sequenze ci sono qui sul canale, altre le trovate nell'igiene posturale. E se invece volete sapere qual è il vostro problema specifico, è meglio rivolgervi a un professionista che vi aiuterà a trovare la causa. Se vi trovate in fase acuta dopo un intervento per un infortunio o per altre cause, è bene non eseguire il test, perché ovviamente il test risulterebbe falsato, ma inoltre potrebbe essere dannoso per la vostra salute. Mi raccomando, se allenate una squadra, fate fare questo test ai vostri atleti, alle vostre atlete, perché è un semplice test che però potrà darvi un'informazione sul loro stato di salute. Potrete così preparare il vostro allenamento in modo più specifico per evitare infortuni in seguito. Noi per oggi abbiamo finito, se avete domande scrivete nei commenti, vi lascio in descrizione qualche spunto di qualche video per lavorare e ci vediamo al prossimo video.